Grazie e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e oggi, ragazzi, parliamo finalmente di notizie ufficiali sull'aggiornamento di domani 31 gennaio di Rules of Survival. Ragazzi, sappiamo che ogni settimana il team continua costantemente a rilasciarci degli aggiornamenti e anche questa settimana ovviamente non si è tirato indietro. Purtroppo, ragazzi, ve lo dico subito, così almeno tagliamo la testa al toro: non è questo l'aggiornamento dove verrà rilasciata la nuova mappa. Si pensa, ragazzi, a febbraio dovrebbero iniziare, domani o dopodomani, i nuovi test server per garantire una stabilità su tutti i dispositivi della nuova gigantesca mappa. Andiamo subito, ragazzi, a vedere i nuovi contenuti di questo aggiornamento. Hanno inserito delle nuove skin facciali, quindi effettivamente ce n'erano abbastanza poche, sia per le donne che per gli uomini sono state aggiunte delle nuove facce. Hanno anche fatto l'aggiornamento che ci avevano già anticipato la scorsa volta di routine dell'abbigliamento dell'inventario, quindi sono state introdotti altri nuovi elementi di abbigliamento, tra cui hanno aggiunto, ragazzi, il nuovo hazmat set. Non ci viene ancora specificato di che cosa si tratti, ma hanno aggiunto anche il cappello da cowboy. E lì non è male, e lì non è male. E tra l'altro, per chi lo aveva chiesto, una nuovissima camo per l'M4A1. Il mio fucile preferito si chiamerà la camo del giuramento di sangue. Aggiunto anche un nuovo pacchetto stagionale e un nuovo pacchetto che si chiama Campioni della Valle dell'Eco. Tra l'altro ne andremo a riparlare più avanti perché tornerà ad essere citato. Hanno aggiunto di nuovo, ragazzi, un nuovo fashion pack settimanale, quindi tutto il set completo, che però costerà 20 diamanti, quindi sganciare il grano per comprarla, dove ci sarà dentro 200 di gold. Questi sono gli elementi garantiti, 200 di gold, i biglietti di rifornimento, quelli regolare, la skin dell'M4A1 leggendaria che si chiama Honor, il Champions Eye Pack, che è sempre un altro oggetto leggendario, e tante altre cose in aggiunta agli elementi extra che potremo trovare dentro. Sempre parlando, ragazzi, di skin del personaggio, hanno aggiunto una nuova skin completa del set hip hop. Non sappiamo niente, non abbiamo ancora visto niente, ma ci viene detto. Per chi invece, ragazzi, avesse acquistato il pack, quello Diamanti del Bianco, che sarebbe praticamente il set, quello tutto in smoking bianco da super super evento, hanno fatto un evento a tempo limitato per voi. In questo evento i giocatori che possiedono appunto 1, 2, 3 o tutti gli elementi della skin Amanti del Bianco potranno andare a collezionare un oggetto extra fatto solo per loro. Non sappiamo bene perché ve l'hanno fatto. Hanno aggiornato anche i bonus di ricarica. Praticamente, se adesso shopperemo un certo numero di importo sul nostro Rules of Survival, avremo a gratis il pacchetto del campione della Eco Valley, che dovrebbe tenere dentro appunto un sacco di elementi unici. Hanno aggiunto, sempre parlando di Supply Box, un pacchetto sorpresa e un nuovissimo pacchetto settimanale. Anche lì avevano fatto vedere che c'erano delle sezioni nella interfaccia dove due bauli extra non erano cliccabili. Credo che da domani invece potremo invece andare a scoprire che cosa conterranno. Per quanto riguarda invece, ragazzi, l'esperienza generale di gioco, si continuano a far sapere che adottano sempre ogni aggiornamento delle ottime misure anti-hack. E qua devo dire assolutamente che nel corso di questi due mesi di gioco che ho avuto personalmente con Rules of Survival, ultimamente io gli hacker non li sto vedendo.
hanno migliorato di nuovo le prestazioni dei veicoli, soprattutto per quanto riguarda il NOS, quindi dovrebbe essere più realistica adesso la cosa. E adesso, ragazzi, quando si sta spettando un giocatore avversario, ci fanno sapere che potremo vedere anche i movimenti laterali, cosa che probabilmente prima non si poteva fare. Tanto, ragazzi, vi ricordo, prima di andare avanti con tutto quello che è l'update ufficiale di Russo Survival di domani 31 gennaio, di lasciare un bel pollicione in su se vi sta piacendo questo video e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Ne approfitto anche per ricordarvi che se volete sapere tutto in anteprima, oltre a rimanere su questo canale, potete andare anche sulla pagina Facebook Rules of Survival Ita Official. Sono molto molto gentili, anche se aveste bisogno di consulenza in generale, ovviamente in italiano. Andiamo avanti, ragazzi. Su quanto riguarda l'update, hanno aggiunto un nuovo indicatore del numero di spettatori nell'interfaccia di osservazione del gioco, quindi l'avevano chiesto, ne ho sentito parlare anche da me in live ed effettivamente ci hanno accontentato, possiamo sapere quanti ci stanno spettando. Hanno ottimizzato il funzionamento del paracadute e migliorato l'aspetto delle armi, quindi adesso, ragazzi, possiamo, quando andiamo a vedere nelle anteprime i nostri tipi di paracadute, avere la possibilità di guardarlo da ogni angolazione. Hanno anche sistemato la funzione condividi, praticamente da adesso sono visibili, quando andremo a condividere niente sui nostri social, i tipi di oggetti che stiamo indossando proprio con la spiegazione. Hanno migliorato tutta la lobby principale, che continuano davvero a regalarci sempre una nuova immagine fresca ogni settimana. Non ci dicono bene che cosa abbiano fatto, ma ci informano che hanno anche lavorato di brutto per migliorare la compatibilità soprattutto con gli iPhone. Quando mi migliorate la compatibilità con BlueStack, porca dico la porca, hanno migliorato anche l'aspetto generale di tutto il giocatore, quindi sistemate alcune cose, reso più gradevole da vedere, diciamo. Hanno ottimizzato anche la sensibilità del touch nel menu, che alcuni invece reclamavano non essere proprio un'ottima risposta. Ci confermano che invece hanno sistemato e hanno anche ottimizzato l'aspetto dei supply box settimanali e mensili. Andremo a vedere come sono cambiati. Modifica e sistemazione del background musicale invece di quando si scende dalla mappa dall'aereo con il paracadute. Ottimizzato l'audio dei passi del giocatore, effettivamente ho avuto ancora dei problemi io personalmente con un bug che ci faceva sentire dei passi non, diciamo, alla corretta distanza di quanto l'indicatore ci mostrava nella parte alta dello schermo, e hanno sistemato e migliorato nuovamente i movimenti del paracadute, che effettivamente è ancora un po' legnoso secondo me. Hanno fatto un sacco di correzioni di bug, ragazzi, vi dico le migliori perché alcune probabilmente non le abbiamo mai incontrate, non essendo noi giocatori da PC di Rules of Survival. Hanno sistemato un bug dove gli amici non venivano ordinati in modo corretto quando li andavamo a cercare nella nostra lista di amici. Hanno risolto un altro bug nella modalità di osservazione, dove si sentivano dei suoni extra che non c'entravano con quello che stavamo vedendo. Hanno sistemato un bug dove l'indicatore del compagno di squadra cambiava in modo anomalo, questo io non l'ho mai visto. Hanno corretto un altro bug dove succedeva che se noi morivamo e avevamo addosso delle bende o un kit medico, anche se non potevamo più rientrare in gioco, le bende andavano in loop e continuavano a curarci i punti salute. Hanno corretto un errore durante il quale, mentre si osservava un giocatore nemico, a volte avevamo dei problemi con l'angolo della telecamera che oltrepassava fisicamente i muri. Ci sono tanti altri fix che però sono cose minori, sempre comunque apprezzabili per il lavoro e lo sforzo che anche il team della NetEase ci mette per garantirci un bellissimo Battle Royale game. Beh, ragazzi, io direi che per oggi è veramente tutto. Queste erano le notizie ufficiali di quello che ci troveremo domani nell'aggiornamento. Io vi ricordo di lasciare sempre un bel pollicione in su e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Noi ci vediamo presto! Ciao!